Oh, dunque, benissimo. Allora, oggi sono particolarmente allegro perché, dunque, in fabbrica ieri è stato di nuovo dichiarato lo sciopero a causa delle angherie e delle sopraffazioni che subiamo dai nostri padroni. Abbiamo un sacco di problemi, l'Italia si sta sfasciando sempre di più e a nessuno gliene frega niente. Ed si sta sfasciando soprattutto per quanto riguarda le questioni del lavoro, di cui nessuno parla mai, se non appunto superficialmente. E mentre io cerco di fare qualcosa che mi tira un po' su di morale parlando di cultura e cercando di trasmettere cultura su YouTube, ci sono sempre un sacco di deficienti che mi rompono i coglioni con le loro stupidaggini. Perché YouTube, si sa, come tutta la rete, è piena di miserabili troll. Allora, dunque, proprio per, come dire, coronare questo momento di gioia che sto provando in questo momento, parlo del messaggio di critica che mi ha mandato un utente qualche tempo fa. A cui però non ho voluto rispondere subito perché avevo di meglio da fare, cioè cose più importanti, dovevo finire il primo ciclo sul Mahatma Gandhi, che è senz'altro qualcosa di molto più importante. E allora comincio a parlare di questo qui, a cui dedicherò penso anche due video, non uno, anche se qualcuno potrebbe pensare che non merita tanta attenzione questo individuo. Però fatto sta che mi ha attaccato così, diciamo così, proditoriamente, così insensatamente, possiamo dire che adesso voglio sfogarmi un pochettino con lui, contro di lui e contro tutti i troll che sinceramente farebbero meglio a smettere di rompere i coglioni, perché un conto è mandare delle critiche costruttive, un conto è rompere i coglioni, no? C'è ben di meglio a questo mondo da fare che rompere i coglioni agli altri, anziché cercare di capirli e di ascoltarli. E io cerco di capire e di ascoltare tutti, ma le persone che rompono i coglioni, quando capisco che rompono i coglioni, li mando a fanculo, perché? Perché non ho più pazienza. E comunque adesso questo si becca le sue. Allora, l'utente in questione è un certo 1971 Kayak. Immagino che 1971 sia l'anno di nascita, no? Quindi è un kayak di 43 anni, una barchetta eschimese di mezza età, insomma. E dando un'occhiata al suo canale, a quello che io definisco normalmente un canale di merda, perché su YouTube ci sono parecchi canali di merda. Cosa intendo per canale di merda? Cioè quei canali in cui non c'è assolutamente niente. Cioè gente che non solo non ha messo video, e vabbè, pazienza, anche io per tanto tempo non ho messo video, non mi ero ancora comprato la webcam. Ma non hanno neanche nessun dato, nessuna informazione, non hanno neanche nessuna attività segnata, no? Cioè non viene registrata nessuna attività di nessun tipo, l'unica cosa che sai è che ti hanno rotto i coglioni, magari, no? Cioè di questi canali sai qualcosa, cioè niente avatar, tanto meno nome o cognome, tanto meno volto. E nessuna immagine così di ornamentale, di copertina, assolutamente niente, nessuna discussione. Allora, dunque, questo kayak del 1900, questa barchetta sì, eschimese, scusate, del 1971, ha voluto commentare uno dei video sul ciclo del Vangelo delle streghe e ha voluto commentare proprio quello meno importante. Quello in cui parlavo di Gerald Gardner, no? Cioè che tanto per far capire, no, l'argomento, la Ouija, di cui ho parlato un po', tanto per parlare così dei collegamenti del Vangelo con le streghe, dell'influenza che ha avuto sulla cultura moderna, ma io sinceramente
ho una così bassa opinione della Wiccia che ritengo qualsiasi discussione in merito come fra le meno importanti. A suo tempo spiegherò perché ho una bassa opinione della Wiccia. Comunque, dal messaggio mi sembra capire che sia il solito wicciano che un po' isterico, che trova da ridire su tutto e che ha voglia di rompere le palle. Io con i Wichan ho avuto molte pessime esperienze, ma con i pagani in genere, ed è anche per questo che mi sono allontanato. Comunque adesso leggo il testo del messaggio che dunque mi dice: questo video, no, notare, assumerò un certo tono di voce per esprimere, come dire, il livello della persona che ho di fronte. Questo video contiene un cumulo di tali errori e strafalcioni che a farne l'elenco ci impiegherei un'ora, addirittura un'ora. Io ci ho messo 15 minuti per fare sto video, lui ci impiegherebbe un'ora per smontarlo, quindi ne deduco che per ogni parola che ho detto ho fatto 4 errori, no? Perché un'ora è 4 volte 15 minuti. Allora, basti dire che già dal titolo è incorretto. È Gerald Gardner, non Gerard. No. Oh, cielo! Oh, che cosa terribile, ho sbagliato una lettera! Del nome, neanche del cognome. E dunque, magari, tra parentesi, no? Magari consultare un po' il web, no? Perché bisogna consultare il web per ogni scorreggia che si fa, prima di fare la figura dei cioccolatai, punto di domanda, no? A questo punto io potrei dire, a parte il fatto che non capisco cosa hai contro i cioccolatai, ma è sempre meglio fare la figura dei cioccolatai che producono qualcosa di buono, piuttosto che fare la figura dello stronzo, come la fai tu, che normalmente gli stronzi producono una sola cosa, merda. Ecco. E poi, puntini puntini, anche la prima cosa trattata, puntini puntini, sulla pronuncia della parola Wicca. Secondo lei noi pronunciamo l'italiano, tra parentesi, se esisteva, allo stesso modo che nel V secolo, quando Angli e Sassoni colonizzarono l'antica Britannia? Su via! Prima di farsi dire dal nipote come si pronunciava a quel tempo, chiedere a qualcuno di madrelingua come la pronunciano oggi milioni di persone. Allora, voi direte, sì, ma questo è un troll, cioè questo è uno che ha solo voglia, che spara cazzate e ha voglia di rompere le palle. E dico, sì, è vero, cioè ha sparato tali e tante cazzate, praticamente una per ogni frase, che chiaramente o è un decerebrato e basta, o cioè una persona con dei problemi, oppure è uno che ha voglia di rompere i coglioni come i troll, no? Che sparano cazzate per il puro gusto di rompere i coglioni. Ecco, però io sinceramente sono stanco. Sono stanco e quindi questo messaggio non è rivolto solo a questo troll infame, ma a tutti i troll, per dire cosa rompete le palle a fare? Perché dopo un messaggio non potete fare più niente. Sì, potete rompere i coglioni magari con un messaggio di insulti o di cose stupide e cattive come questo qua, stupide e false, sbagliate, no? Però dopo il primo messaggio vi si blocca subito. E il risultato qual è? Che alla fine, se la gente si dimostra un po' più intelligente, vi bloccano tutti quanti. Cosa, sì, vi sarete divertiti un po' a lanciare messaggi infami all'uno all'altro, però alla fine poi non vi darete a nessuno, sapete? Con questi atteggiamenti, cioè, che magari forse qualcuno direbbe, ma non è un troll, è solo un po' stronzo e cafone,
Sì, vabbè, ma il risultato è lo stesso. Che tu sia un trollo o che tu sia uno stronzo cafone, i risultati sono lo stesso. Alla fine la gente ti blocca, non ti dà retta. Cioè, cosa state a sparare cazzate per niente? Ecco, quindi tu, Barchetta eschimese di mezza età, pensa piuttosto a fare qualcosa di utile nel tuo canale, a metterci qualche video magari, per esempio, piuttosto che mettere mi piace su dei video che sinceramente sono pessimi, un pessimo, per esempio, un pessimo cantante con le labbra dipinte di nero che si atteggia a satanista. Che schifo. Non trovi niente di meglio da vedere. Vabbè, probabilmente, cioè, il tuo quoziente intellettivo non può, la tua cultura non può spingerti a qualcosa di meglio. Comunque comincio a smontarti questo tuo messaggio per farti vedere quanto stronzo sei. Allora, innanzitutto la prima frase, no? Dato che tu trovi tanti strafalcioni in me, adesso io trovo tutti gli strafalcioni in te, e in modo da distruggerti poco per volta, e anche per insegnare alla gente come si fa a distruggere un idiota. Allora, dunque, questo video contiene un cumulo di tali errori e strafalcioni. Sbagliato, si scrive, questo video contiene un tale cumulo di errori e strafalcioni, non un cumulo di tali errori e strafalcioni. Hai sbagliato, hai messo una parola nel posto sbagliato della sintassi. È più grave che sbagliare una lettera, no? Che io ho messo una L al posto della R. Sbaglio che tra l'altro, no? Cioè già nel corso del video io avevo fatto capire che la mia memoria aveva qualche problema, no? L'ho detto, e dunque, capita di sbagliarsi su una lettera, no? Cioè di non ricordarsi bene, ma non sono queste le cose importanti della vita, brutto puttanone, perché, dunque, tu dici che a farne l'elenco ci impiegherei un'ora. Tu ci impiegheresti un'ora a far vedere tutti i miei errori. Beh, bellezza mia, fatto sta che non hai speso neanche 5 minuti per farmeli notare questi sbagli. Sei veramente così pieno di errori e strafalcioni? Dimostramelo. Invece non hai saputo far altro che citare un minimissimo errore, che è quello di aver sbagliato una lettera. Per il resto non hai saputo dire nient'altro. Cioè, hai detto, è pieno di errori e strafalcioni, tant'è vero che ho trovato una lettera sbagliata. Ma che cazzo dici? Cioè, è evidente che ti stai arrampicando sugli specchi, perché in realtà tu gli strafalcioni non li hai trovati. Speravi di trovarli, perché? Perché io ti sto antipatico per il fatto che dico delle cose che non ti piacciono, no? E probabilmente sul colto della Wiccia, a te, siccome tu sei probabilmente un fanatico wicciano, o comunque un fanatico pagano, perché ce ne sono di fanatici anche nel paganesimo, ne ho contratti parecchio, e anche per questo che sono parecchi, anche per questo che sono fuggito dall'ambiente pagano. A un certo punto non ho più voluto avere rapporti con loro perché erano un branco di fanatici. Cioè, non tutti fanatici, ma ce ne sono. È per colpa della gente come te, che non sanno ragionare, che non sanno discutere, che non sanno ascoltare, che ho dovuto scappare via. Che non ho più voluto avere niente a che fare con il paganesimo, se non da un punto di vista culturale. Però di fatto, già c'erano tante cose che non mi convincevano nel paganesimo, no, dal punto di vista così ideologico, astratto, però poi anche diciamo, la pratica di vita mi stava cominciando a starmi sul cazzo, ecco, e alla fine vi ho mandati tutti a cagare, bellamente. Ho dovuto,
sono stato costretto, non che abbia voluto. Alla fine, dopo dai e dai, di insisti a trattare male la gente, a un certo punto mi sono stancato e finisco di insultarvi la prossima volta. Arrivederci.